hanno stesi i tappetini rossi, questa è la finanza che comanda, sono andati anche dal Papa, perché sono stati ricevuti anche dal Papa, e questi sono i maggiori organi, tra cui uno, il Presidente della Comunità, è quello che controlla l'economia in Europa, ed è lui il massimo esponente, hanno steso i tappetini rossi e hanno chiesto che cosa bisogna fare, perché non penso che quel giorno siano andati lì per bersi un tè e quattro biscottini insieme, ma avranno parlato sicuramente di quello che dovrà succedere in questi anni in Italia. Comunque lascio spazio anche a... vorrei chiamare il mio amico Mario Bonetti, che lui parlerà per il movimento dei disoccupati di Milano. Noi abbiamo fatto questo movimento, lavoriamo principalmente in Camera del Lavoro a Milano, almeno in questo caso il sindacato ci ha dato un aiuto dandoci uno spazio dove poter lavorare, e qui abbiamo fatto questo movimento e stiamo cercando di fare qualcosa anche per quelli che non hanno la possibilità di parlare o di difendersi. Vi ringrazio di avermi ascoltato. Buongiorno a tutti. Il nostro movimento è piuttosto recente, non abbiamo la storia dei lavoratori precoci, ci siamo organizzati a settembre di quest'anno. Alcune cose le ha già dette Vincenzo, però non è illogico parlare di disoccupazione nell'ambito di questa iniziativa che è riferita alla Costituzione, perché è già stato detto, la Costituzione tutela il lavoro. I numeri sulla disoccupazione li conosciamo. Sono più di 3 milioni di persone e il problema vero non è l'età. A noi questo giochetto sull'età, i giovani disoccupati, i vecchi disoccupati, quelli che stanno in mezzo disoccupati, non interessa e non ci piace. Il problema vero è che in questa situazione, e non vediamo interventi strutturali, organici da parte del governo, manca una politica industriale completamente, no? Non vediamo interventi strutturali, non si parla di reddito di cittadinanza. Ricordo a tutti che l'Italia e la Grecia sono gli unici due paesi della Comunità Europea che non hanno questo sistema di sostegno. Altri paesi ce l'hanno dall'immediato dopoguerra, i paesi del nord eccetera eccetera, e che c'è una raccomandazione dell'Unione Europea che risale al 1992, quindi è vecchia di 24 anni, e dice agli stati membri: dovete fare il reddito di cittadinanza, chiamatelo come volete, ma però facciamolo. Non vediamo una soluzione ai nostri problemi, non vediamo prospettive. Il problema vero qual è? A prescindere dall'età. Che oggi, più che dire di parlare di giovani disoccupati o di vecchi disoccupati, si deve parlare di disoccupati di lungo periodo. E questo riguarda indistintamente tutti. Se perdi il lavoro, davanti hai come minimo 3 o 4 anni in cui devi vivere senza lavoro, senza reddito, senza stipendio, mettendo a rischio la casa se hai un mutuo, mettendo a rischio la casa se paghi un affitto. È questa la gravità della situazione, non che siamo giovani o vecchi. Parlare di lavoro vuol dire parlare di Costituzione. L'articolo 1 lo conosciamo tutti a memoria e va bene. C'è l'articolo 4, che è quello che dice che il cittadino ha diritto al lavoro, e qualche ministro di questa Repubblica si è permesso un paio di mesi fa di dire in televisione: il lavoro, guardate che non è più un diritto. A rigor di logica avrebbe dovuto alzare il culo da quella sedia e andarsene fuori dalle balle, scusate la franchezza dei termini, però un ministro della Repubblica che dice una cosa contraria all'articolo 4 della Costituzione dovrebbe andarsene. Ma ci sono poi gli articoli 35, 36, 37, il 38 l'ha citato Vincenzo, il 39, il 40, che parlano di lavoro, di diritti sindacali, eccetera, eccetera. Io aggiungerei anche il 41, che dice: l'attività privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Lascio a voi ogni considerazione. Quando ti propongono stipendi a 2,50€, 3 euro all'ora, se questa è utilità sociale, che cosa c'entra il mio intervento con il parlare della riforma o deforma della Costituzione?
in abbinamento all'Italicum, perché la bomba vera è mettere insieme queste due cose. C'entra perché la battaglia che è iniziata qualche giorno fa e che finirà a ottobre deve essere una battaglia vincente, perché vuol dire bloccare il tentativo di stravolgere completamente la nostra Costituzione. Se non vinciamo, avranno tutte le possibilità di attaccarsi anche al titolo primo della Costituzione, che contiene questi... Si sono già attaccati... con i trattati internazionali. Certo, però attenzione... Vabbè, certamente, il 48 non cambia. Però formalmente il rischio di fare una legge anticostituzionale, se vanno a toccare il titolo 1, c'è. È vero che il fatto che abbiano abolito l'articolo 18 è già un attacco al titolo primo della Costituzione. Ecco, quindi dobbiamo evitare questo pericolo, perché altrimenti davvero, e aggiungo una cosa poi chiudo, se ne parla poco, ma sono usciti dei documenti, è stato un deputato francese che ha evidenziato questa cosa e ha detto: fate attenzione che lì dentro si parla anche di questo. Quello che stanno facendo è un'operazione tale per cui, a prescindere che sballottano il Job Act, no, che ha creato miliardi di posti di lavoro, gli effetti del Job Act li vedremo il 31-12 di quest'anno, quando scadranno gli incentivi alle imprese. Dal 1 gennaio inizieranno i licenziamenti. Ma la verità è che a livello europeo